Sto invecchiando, ho bisogno di qualcuno che mi lavi le mutande. Vuoi un aberrante? Voglio riportare indietro tua madre. Oggi, dopo che Scott ha sperimentato le sue prime pose fiche nella guerra tra Tony e Cap, perdendo miseramente, insegna a Cassie l'arte del ladro. Sono gli ultimi giorni di domiciliari per la violazione degli accordi di Sokovia. Se papà non combinerà cazzate, tra 3 giorni sarà libero. Ma ha una visione e chiama Pim, anch'esso ricercato in quanto creatore della tuta. Ciao Hank. Ero nella vasca da bagno e ho avuto fantasie su tua moglie. Cosa? No, non in quel senso. Credo di averla vista. Formica si addormenta e si risveglia su una mini con Hope. Nuovi laboratori super segreti, Pim. Hank, con le formiche Umpalumpa, ha costruito un tunnel quantico per raggiungere la moglie. Scusami, Hank, ti giuro che non ho fatto nulla con tua Ma moglie. Ma lei si è messa in contatto con te. Le piaceranno i tuoi boy. Quale metodo migliore per nascondersi che facendo comparire e scomparire interi edifici? Idioti. Solito componente da recuperare, stavolta ci va Hope. Puoi pagare anche in natura, sei un ambientalista. Chi non ama la natura? Rimena tutti, recupera il componente, ma... un fantasma. Questo è il tuo turno, nel multiverso è una variante Ghostbuster. Venimmo, vedemmo e lo inculammo. Ma questo va da Pim e ruba il laboratorio super segreto di Barbie. Capita. Devono rintracciare il laboratorio, ma gli strumenti per rintracciare il laboratorio stanno nel laboratorio. Idioti. L'unico che potrebbe averceli è una vecchia nemesi di Pim, il dottor Foster, il cognome più comune tra gli scienziati. Quindi Janet ha preferito un idiota a suo marito. Brutto figlio di puttana! Non ha lo strumento, ma dice delle parole scientifiche incomprensibili e grazie ad un congegno nella vecchia tuta da super nano, triangolano la zona. Entrano, trovano il laboratorio, ma la fantasmessa li stende. Capita. E tu cosa saresti? Chiedilo a tuo padre. Che succede? E spiegone, anche se tecnicamente sarebbe un lo famo e lo dimo, ma non facciamo i pignoli. Papà Fantasmessa lavora con Pim su tunnel quantistici, fino a quando esprime il suo pensiero e lo licenzia. Lui continua le ricerche in segreto in compagnia della famiglia, ma esplode tutto e la figlia si trasforma in un fantasma. Foster la adotta mentre lo Shield la usa come arma, al fallimento dello Shield la tiene con sé. È una videochiamata, deve essere sicuramente un'emergenza, mi faccia rispondere. Ciao papà, mi compri la felpa di riassunti male? Costa un fottio. Ma c'è lo sconto! Va bene, puzzola. Una escort mi costerebbe meno. E cosa volete ora? Per qualche incomprensibile legge fisica, guarirebbe assorbendo l'energia di Janet. Deve farsi mia moglie? Deve farsi di tua moglie. E se morirà, chi me le laverà le mutande? Se non ci aiuterete, non ti serviranno più le mutande. Ma si liberano e scappano in un luogo segreto. Ciao Scott, devo farti vedere un TikTok divertentissimo di riassunti male in persona. Puoi dirmi dove stai? Sì, certo, però ho una posizione segreta. Per caso tu sai dov'è Scott Lang? Siero dalla verità e glielo dice, al tipo e alla fantasmessa che appare all'improvviso. Che coincidenze. La gang del venditore cattivo vende Scott ad un agente corrotto dell'FBI in cambio del laboratorio. Laboratorio, attivano il portale e Janet si impossessa di Scott. Amore mio, sei sexy, ma in 40 anni non mi hai mai trovata. Non me lo dai un bacino? Col c***o. Gli dà le coordinate per trovarla e torna Scott. Ho detto la tua posizione segreta a chiunque, ma non ti preoccupare, hanno promesso che manterranno segreto. Cosa? Scott torna a casa dove trova l'FBI. Scusami, ma vederti è sempre stimolante. Mentre Pim e Hope sono circondati. Fermi! Capita. L'agente corrotto ruba il laboratorio per il venditore cattivo, ma fantasmessa e lo riruba. Scott li libera e con le formiche rintraccia il laboratorio. Foster bloccato dalle formiche, Hope e Luis a fare da guardia, Scott ad intrattenere la fantasmessa e Pim nella navicella quantistica. Se non dovessi farcela... No. Ti amo 3000. Papà, sta frase porta sfiga. Rimpiccioliscono il laboratorio, ma... Tu mi devi ancora una cosetta. E in seguimento! Hello Kitty, qua giù, fioccolo. Fantasmessa riruba il laboratorio. Hope lo riprende, ma cattivone glielo frega. Che faticaccia. Pim sta impazzendo. Ma arriva Janet e lo salva. Scott recupera il laboratorio, ma troppo grande sviene. Capita. Fantasmessa se ne frega dei permessi municipali e lo ingrandisce in mezzo alla strada. Cattivone, ma solita utilità dei best friends Caleotti. Grandi, linea narrativa chiusa. La fantasmessa spazientita inizia ad estrarre Janet. Squarcerà la mamma. Squarcerà la suocera.
La fermano mentre i due piccioncini fanno ritorno dalla luna di miele quantica. Mamma, è successo di tutto! Non avevate momento migliore per farmi uscire? Grazie a qualche strana magica abilità, guarisce la fantasmessa. E un'altra linea narrativa è chiusa. FBI, Scott li distrae con la tuta mentre torna in casa e la gang smantella il laboratorio. Ci rivedremo presto. Prossimo film nel regno quantico. Ok, torturerò Wanda. Fine! È necessario che tu rientri a recuperare particelle costruttive per la fantasmessa. E se non ce la dovessi fare? Che vuoi che succeda? Wakanda! No! Ok, fatemi uscire! Povero Pucciolo.